Allora, cerchiamo di capire come creare il sangue, cioè come creare, far partire questa stampante 3D, che lo schema dice inserire quello, poi dopo mettere queste due così, un qui e uno... Oh. Perché non lo metti bene? Così. E poi come faccio a farmi caricare? Questo non fa niente. Così non fa niente. Stampante 3D organica. Sì. C'è qualcosa da fare ancora? Nessuna informazione. Qui che dice seleziona l'organo, come faccio a selezionarlo se non muore? Seleziona l'organo da dove, scusa, eh? Faccio a selezionare l'organo, dove lo seleziona l'organo? Cos'è questo? Telescopio industriale. Come faccio io a selezionare se non mi fa muovere niente? Metti quello, poi metti quelli e poi apri. Metti quello e non mi fa niente. È ovvio che non stiamo facendo niente. Che bisogna fare qua? È possibile che non me va? Qui non lo fa. Quelli lì così, sì. Ah, questo lo inseriamo, quindi va così. Volume di stampa. Carica la resina, e tu c'hai il modo che carica la resina sto coso. C'è qualcosa che bisogna fare qua. Oh. Oh, e dai. Non ci carica la resina. Che cazzo si fa a fare caricare la resina sto coso. Per nada. Secondo me non è quella. Secondo me sto sbagliando io il tanicone. Zolfo. Cloro. Cioè io come la stampo, come la cavolo apro sta cosa, cioè, è assurdo. Come faccio io a far stampare sta maledetta. Oh! È incastrato.
là dice te fa così. Questo dice di metterlo al contrario. Mi sembra una cosa tanto stupida a fare così, non lo so perché. E tocca aprire lì sotto. Ah, c'è uno sportellino qui, che cavolo. Quindi, mo' ho capito. Quindi va qua questo bibitone. Mettiamo questo qui. Oh, mo' sì che si ragiona. Chiudiamo qua. Chiudiamo qui. Oh. E prendiamo. Oh, che cavolo. Wow, che favola. Quindi la resina è pronta, la stampante crea l'oggetto. 3D printed organs, blood samples. I'm just not seeing the connection to the red matter. Vedi, I'm sta still working facendo those files you sent me. I think I'm real close to finding una some answers. mascella. Cioè, guarda che ha fatto, non si sa. Emu? La stampa organica di una dentatura parziale è stata usata una resina rossa sconosciuta. Stanno a creare PETG, ragazzi. Guardate che figa, che bella, ma posso mettere. Bellina. E quindi mo? Che ci devo fare questa cosa? Aspetta. Io mi tengo questa che può essere sempre utile. Metti una dentiera. Ecco, una volta fatto questo io che cosa devo fare? Devo stampare un'altra cosa. Io credo stampare un altro oggetto. Ho sbagliato perché devo fare mi ha fatto un'altra cosa come quella, però effettivamente non credo devo fare questo, io devo cambiare e fagli fare l'orecchio. Vai con l'orecchio. Come stampa un orecchio? Quindi noi col sangue e la resina facciamo le cose, facciamo gli organi. E poi dopo faccio l'iride e con l'iride vado di là. Quindi l'orecchio abbiamo fatto, adesso non ci serve. Adesso facciamo la nostra iride. Vai. Perfetto. Ok, cioè assurda sta cosa, gli fa pure i supporti. Bellina proprio, bella proprio sta cosa. Guardate, assurda ragazzi.
Mi ha fatto l'iride, cioè. Ci prendiamo tutto il necessario. Questo è un momento che non me lo fa tenere. Tengo in mano. Ok, boh, me ne posso andare. Mi serve questo per aprire la porta, giustamente. Per aprire la porta che stava da questa parte qui. Mi faccio vedere questa e mi apre, me lo credo. Mi apri. Ok, va bene. Facciamo grandi. Mi dovrebbe aprire, dai. Non è messa bene. No, ma che senso c'ha, va? No, non mi fa entrare. Riprendiamo i nostri oggetti. Ok, ragazzi, questo gameplay è giunto al termine, vi ringrazio per aver visto il video, se vi è piaciuto lasciatemi un like, se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale. E selezionate la campanellina per non perdervi neanche un video. Io vi saluto, vi ringrazio, alla prossima. Ciao.